Buongiorno, benvenuti nell'edicola di 8 Channel. Andiamo subito a vedere insieme i titoli oggi in primo piano sui quotidiani nazionali e locali. Cominciamo dalla Repubblica. La destra si spacca su Orbán. L'Europarlamento approva un rapporto shock. L'Ungheria non è più una vera democrazia, ma un'autocrazia. Lega e Fratelli d'Italia votano contro, Forza Italia a favore, Berlusconi con alleati anti-europeisti, noi fuori dal governo. Il Papa intanto lancia un monito, cercate politici di livello, no ai messia dei populismi. Minaccia sistemica ai valori fondanti dell'Unione Europea e autocrazia elettorale, così il Parlamento Europeo definisce l'Ungheria in un rapporto approvato a Bruxelles. Fratelli d'Italia e Lega hanno votato contro, Forza Italia a favore, Berlusconi garantisce che sosterrà solo un governo europeista e il Papa bisognerebbe mantenere il livello dell'alta politica. Quei due report che avvisano Roma, un dossier madre redatto a inizio anno da cui è germinato un secondo dossier dato in pasto alle cancellerie più importanti dei paesi dell'Occidente, per capire le fibrillazioni della campagna elettorale italiana delle ultime 48 ore, cominciate quando dagli Stati Uniti qualcuno ha voluto soffiare sulla brace del sospetto, trasformandolo in un incendio, è necessario fare un salto indietro e tornare a 7 mesi fa, tra gennaio e febbraio del 2022, alla vigilia dell'invasione russa in Ucraina. C'è una... C'è la vignetta di Altan oggi in prima su Repubblica sul caso, insomma, delle ingerenze russe nella nostra politica. Dice: i russi pagano per incasinarci la vita politica, soldi buttati, lo facciamo già da soli, gratis. A centropagina l'intervista a Bonaccini al PD, serve una scossa, basta sentirsi i migliori, il punto di Stefano Folli ancora sulla Repubblica, il vero obiettivo degli USA è Salvini, la telefonata del segretario di Stato americano Blinken al Presidente del Consiglio ha reso ancora più chiaro lo scenario in cui si collocano le elezioni italiane del 25 settembre e spiega il vero senso delle indiscrezioni sui finanziamenti russi in Occidente. Il saluto alla regina, 6 ore in fila per l'ultimo saluto alla regina Elisabetta e a piede pagina Federer annuncia il ritiro a 41 anni, lascia il re del tennis, devo ascoltare il mio corpo. Andiamo a vedere all'interno l'approfondimento di Repubblica sulla questione europea e l'Ungheria che non è democratica secondo l'Unione Europea e la presa di posizione di Fratelli d'Italia e Lega che hanno votato a favore di Orban. L'allarme degli analisti USA, l'euroscetticismo di Meloni è un problema per Biden. Jan Bremmer dice per Biden una Unione Europea forte è cruciale per contrastare Russia e Cina. Bruxelles teme anche il contagio, così l'ultradestra arriverà in tutto il continente, istituzioni europee e capitali vedono il rischio precedente, Salvini e Meloni al governo che sdoganano i sovranisti. Ed eccole le foto appunto di Salvini con Orban e Meloni con Orban. Gelmini, azione, parla di un autogol per i sovranisti italiani, Forza Italia destinata all'irrilevanza e chiaramente la divisione, insomma Berlusconi che mantiene la sua posizione europeista e minaccia di uscire dal governo se appunto se la posizione di Fratelli d'Italia e Lega resta quella. Ma a questo punto non credo ci siano più dubbi. Fondi russi ai partiti, due report di USA che avvisano Roma, la missione di Urso negli States senza il via libera del Copasir, il PD curava gli interessi di Fratelli d'Italia, Urso è il presidente del Copasir ed è un esponente di Fratelli d'Italia, una missione ibrida, un po' presidente del Copasir a contatto con i vertici della Commissione Intelligence del Senato americano,
proprio mentre deflagra il caso del report USA sui finanziamenti occulti di Mosca. È anche un po' ambasciatore di Giorgia Meloni a Washington per illustrare il programma di Fratelli d'Italia e rassicurare sull'ancoraggio del partito al blocco atlantico. Scende il sipario su Montecitorio, Meloni dal 26 torno in palestra e Bonaccini, ecco l'intervista oggi di Repubblica al governatore dell'Emilia Romagna che dice per vincere al PD serve una scossa, basta sentirsi i migliori. Il governatore dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, indossa i guantoni da giorni, in tour a collezionare pienoni alle feste del PD, attacca gli avversari, ma striglia pure i suoi colleghi di partito. Un PD un po' smunto, ha detto, e poi depresso, scontento, come la convinciamo la gente così? Bacchettate dal governatore che tanti vorrebbero alla guida della segreteria Dem dopo il 26 settembre e che sogna un partito più forte e un centrosinistra più largo come in Emilia-Romagna. Usciamo dalla Repubblica, prendiamo l'edizione nazionale del Mattino e qui l'apertura è dedicata al bonus per le famiglie, esteso il bonus per le famiglie, caro energia, 14 miliardi per altri 600.000 nuclei, sostegni anche a bar e ristoranti, bollette più leggere del 30% con l'ISEE fino a 15.000 euro. Condomini in emergenza. Questa dimezzare i loro stipendi e far vivere il popolo che ha bisogno, che non abbiamo soldi, stiamo allo stremo, non è solo la benzina, spazzatura, acqua, stiamo arrivando, non lo so nemmeno io dove arriveremo. Siamo i più tartassati, ormai dopo il Covid siamo veramente rovinati. È relativo, perché fino a che ci sta questa situazione in Ucraina in atto diventa sempre più difficile, perché purtroppo l'economia sta andando a rotoli, quindi non so fin dove prenderanno i soldi il governo per poter calmerare i prezzi. Penso che a loro conviene far mantenere questa altalena dei prezzi. C'è però chi ritiene che l'aumento del diesel sia in fondo accettabile. Vabbè, è un prezzo giusto per il momento, sperando che non aumenti. Cioè, 1,77 euro ho visto un minuto fa, penso che sia un prezzo fattibile per il momento. Andiamo a vedere ancora sul Mattino i rincari, metano, prezzi 17 volte più alti del pre-Covid. Oggi arriva il decreto con gli aiuti per 14 miliardi, bollette più leggere del 30% con un ISEE fino a 15.000 euro. Intanto per la Camera è ok il provvedimento di agosto da 17 miliardi, eliminata la norma per aumentare gli stipendi ai manager della pubblica amministrazione. Balneari, scontro sul decreto, stretta sulle porte girevoli tra politiche e aziende locali, tensione con la Lega sulla mappatura delle concessioni pubbliche che dovrebbe arrivare sul tavolo del governo, e arrivano anche i paletti per i comuni: prima di affidare un servizio servirà una asseverazione dei costi dalla banca. E ancora condomini senza contratti perché il prezzo del gas è un rebus, le aziende energetiche temono insolvenze e pretendono di essere pagate in largo anticipo, chiesti acconti fino a 2/3 di quanto speso l'anno precedente, il rischio di stacchi. Quindi per la luce è previsto un taglio volontario del 10% entro il 31 marzo del 2023 e uno obbligatorio del 5% nelle ore di punta 3-4 al giorno, quando i prezzi sono più alti. Un limite è stato messo ai ricavi, fissato a 180 euro al megawattora per chi produce elettricità da fonti rinnovabili. I proventi saranno usati per aiutare le famiglie. In più c'è il prelievo sugli extra profitti a carico dell'industria fossile,
petrolio, gas e carbone, pari ad almeno il 33% sui profitti 22, superiori del 20% alla media degli ultimi 3 anni. E infine il quarto punto, scontro sul tetto, non c'è accordo nell'Unione Europea, che continua a prendere tempo sulla proposta sostenuta dall'Italia di introdurre un tetto al prezzo del gas. Per la Confcommercio la recessione arriva, ma sarà tenue, è questione di mesi, e l'inflazione alle stelle porterà anche in Italia la recessione che forse in Germania è già in atto. A lanciare l'allarme Confcommercio, che stima il PIL nel terzo trimestre a meno 0,8%, con un ulteriore moderato peggioramento congiunturale nell'ultimo trimestre, sicché il 2022 si chiuderebbe a più 3%. Una recessione mite, viene definita la crisi, che però avrebbe un trascinamento negativo per il 2023, con un ritorno a un'assenza di crescita. Fitch è più pessimista: a causa della crisi energetica prevediamo che l'economia si contrarrà nel 2023 a causa dello shock energia di meno 0,7%, peggio dell'Eurozona che si attesta su meno 0,1, e con gli USA un po' meglio a più 0,5%. Ancora nelle pagine interne il focus sulla Campania. Eccoli, nodi dell'economia, fragili 7 PMI su 10 per crisi e svolta green. Per il rapporto di Confindustria Cerved nel mezzogiorno ci sarà l'impatto più pesante della crisi. Il 15% delle piccole aziende del sud non è attrezzato per la transizione verde. Ma intanto arrivano buone notizie per i nostri prodotti. Campania export record, la mozzarella sfonda nel Regno Unito e in Francia. Il 2022 si potrebbe chiudere a 16-17 miliardi di euro. Corrono i farmaci venduti soprattutto in Svizzera. Dunque la tavola è al primo posto, la performance del settore alimentare, le conserve sono il secondo prodotto più importante nel commercio estero campano, valgono 1 miliardo, e benché considerati un prodotto maturo hanno avuto una robusta crescita a 2 cifre, così come i prodotti da forno e i prodotti delle industrie casearie, cresciuti del 30%. Poi c'è l'high-tech, primo prodotto dell'export sono i medicinali, se sono stati esportati per 1-2 miliardi, con la curiosità che ben 934 milioni sono finiti in Svizzera dei medicinali prodotti in Campania. Usciamo dall'edizione nazionale del Mattino, andiamo a vedere Napoli, l'edizione di Repubblica. Verso le elezioni il reddito di cittadinanza vale 1 milione di voti, i percettori del sussidio sono 850.000 al mese in Campania, più i familiari, migliaia di preferenze in gioco nello scontro 5 Stelle PD, Unione Industriali, duello Salvini Imprese sull'autonomia regionale. Andiamo a vedere. C'è stato l'incontro ieri pomeriggio a Palazzo Partanna del leader della Lega con gli industriali. Non vogliamo togliere soldi al sud, la preoccupazione degli industriali campani appunto è relativa al PNRR e all'autonomia differenziata, il progetto di autonomia differenziata della Lega. L'emergenza in questo momento si chiama bollette, ha detto il leader della Lega Matteo Salvini. Andiamo a vedere questo servizio. Si intensificano gli appuntamenti elettorali in vista del voto, arrivano i big dei partiti in Campania. Il leader della Lega, Matteo Salvini, è stato a Napoli per incontrare gli industriali a Palazzo Partanna nell'ambito della serie di confronti che gli imprenditori campani hanno promosso con tutte le forze politiche per rappresentare le problematiche e le esigenze di un settore fortemente colpito dalla crisi energetica. L'emergenza in questo momento si chiama bollette, non ci sono altre emergenze, bollette. Perché l'aumento dei costi di luce e gas rischia di mettere in ginocchio nell'arco di pochi giorni
l'industria italiana, l'agricoltura italiana, il commercio italiano. Dividiamoci sul resto, attaccatemi sugli sbarchi, sulla legge Fornero, sul nucleare, uniamoci per un decreto urgente per bloccare gli aumenti delle bollette di luce e gas. Inevitabile lo scontro con il governatore De Luca, che ha lanciato l'allarme sui fondi del PNRR e sul progetto di autonomia differenziata che penalizza le regioni del sud. L'autonomia significa meno sprechi. I cittadini campani sono fra quelli che pagano la tassa rifiuti più cara d'Italia per essere in perenne emergenza rifiuti, perché non ci sono impianti. È folle che i napoletani, per incapacità di De Luca e dei suoi collaboratori, paghino multe da centinaia di milioni di euro. Ieri è stata la volta del ministro degli esteri Luigi Di Maio, che ha fatto tappa nei quartieri, ha indossato la maglietta di Maradona e nella nota trattoria Nennella è stato fatto volare dai suoi sostenitori come una rock star. E Salvini non ha perso occasione per attaccare anche il ministro degli esteri. Di Maio è il ministro degli esteri in carica e passa il tempo svolazzando in pizzeria. Il 25 settembre temo che Di Maio si dovrà cercare un navigator, il 26 però. Restiamo a Napoli, ZTL Dante, prove per il via ottobre, ma i consiglieri comunali chiedono l'abolizione. Iniziata la fase di preesercizio, pattuglie di vigili urbani presidiano i varchi da attivare il primo mese. La commissione scrive al sindaco, si bloccherà il traffico, la giunta verifiche per confermarla o meno. Intanto domenica parte l'iniziativa del comune Napoli per Napoli, 310 si prenotano per ripulire giardini e parchi, ci saranno 34 associazioni che coordineranno i cittadini negli interventi previsti in 15 aree delle 10 municipalità di Napoli. Il vino, la tre giorni del Wine Art Fest, vino campano, la produzione sale del 4%, vino arte, cultura e benessere nel complesso di San Domenico Maggiore, che ospita fino a domani il Mediterranean Wine Art Fest, un evento che propone, come ha spiegato Eugenio Gervasio, presidente e ideatore del festival, le eccellenze enologiche ed enogastronomiche nel loro legame storico, culturale e paesaggistico con il territorio. Intanto facciamo il punto in questo servizio. È sicuramente un'ottima annata per il vino campano, ma la filiera soffre molto per i rincari. Così Gennarino Masiello, presidente della Coldiretti Campania, commenta i dati relativi alle vendemmie in corso. Si prevede un incremento della produzione del 4%, ma per i costi di produzione previsto un aumento del 35%. È un'ottima annata che è partita da un buon prodotto in campo, però purtroppo devo dire che i rincari che sono partiti da quella che è la gestione dell'azienda agricola, e quindi parlerei dell'energia piuttosto che dei prodotti utili a mandare avanti la coltivazione, per finire poi a tutto quello che accade in cantina, dall'aumento dei costi del vetro, della carta, dei cartoni, quindi un gran disagio, la filiera soffre molto. Pertanto l'esponente dell'associazione di categoria avverte, necessario fare rete per sostenere i produttori. Non si può scaricare sicuramente sui viticoltori i costi maggiori, bisogna invece fare in modo che ci sia una giusta remunerazione tra i diversi attori della filiera. La Campania infatti può vantare una superficie vitata di oltre 24.000 ettari con una produzione di vino che nel 2021 è stata di circa 1,4 milioni di ettolitri, poco più della metà imbottigliata con marchi a denominazione di origine, e dunque il presidente Masiello ribadisce. La vitivinicoltura è un forte driver di sviluppo anche per la Campania, e le istituzioni devono scommettere sempre più sul promuovere il territorio, ma a partire anche dal vino, che è un grande ambasciatore in Italia e nel mondo. Andiamo sul Roma, doppia apertura, una politica su Salvini che punta sul Mezzogiorno, il leader della Lega al Roma parla di autonomia, utile a tutti, De Luca fa soltanto propaganda. Clan Formicola, scacco ai Narcos, 9 indagati e 3 arresti, scovato un chilo di droga. Ancora in prima pagina, partito il monitoraggio della ZTL di Piazza Dante, no alla riapertura, chiede la commissione. Niente elenchi dalla regione, beni confiscati ai clan, Campania bocciata. Sconto di pena in appello, delitto frascogna, 27 anni al sicario, a Pozzuoli, furti al mercato,
ladri con la tecnica del passeggino sfilano i portafogli. E allora andiamo a vedere l'intervista a Salvini sul Roma. Se la campagna è piena di rifiuti è colpa di De Luca che fa propaganda, lo abbiamo sentito. La priorità è il contrasto all'aumento delle bollette, quota 41 nei primi 100 giorni di governo. Tornare al Viminale, gli hanno chiesto i colleghi del Roma. Si vedrà, ha risposto Salvini, ripristineremo i decreti sicurezza e serve la pace fiscale. La cronaca. Abusi su minori, preso medico a Santa Maria Capua Vetere, le violenze tra ottobre e dicembre scorsi, le indagini si sono avvalse pure di riscontri social. Si tratta di un 69enne del Casertano, gli episodi nel corso di visite per l'idoneità sportiva. Almeno 5 episodi di violenza sessuale ai danni di ragazze minorenni, questa l'accusa nei confronti dell'uomo. Un medico dello sport dell'Interland casertano raggiunto da un'ordinanza di custodia agli arresti domiciliari emessa dal GIP di Santa Maria Capua Vetere su richiesta della procura sammaritana ed eseguita dalla polizia di stato di Caserta in quanto gravemente indiziato di violenza sessuale aggravata. Il Covid in Campania, scendono i ricoveri in area medica, un leggero aumento delle terapie intensive, stabile il tasso di positività. In Italia la prima regione resta la Lombardia. Ancora dalle aree interne a Benevento. Protocollo contro infiltrazioni nei lavori edili, firmato ieri mattina dal prefetto Torlontano e il presidente dell'associazione costruttori Ferraro, uno strumento a tutela dell'economia legale della filiera, esteso anche agli appalti privati. A Benevento ancora i carabinieri, il colonnello Calandro e il nuovo comandante, e poi ad Avellino si finge avvocato e truffa 2.000 euro ad un'anziana. Ancora la cronaca, scooter fuori strada, muore a 24 anni a Ponte Cagnano. A bordo del mezzo erano in 2, per cause ancora in corso di accertamento sono finiti in un canale. Troppo gravi le ferite di Francesco, mentre l'amico in sella con lui ha riportato un trauma all'occhio. Ancora a Salerno, traffico di stupefacenti, preso un 72enne. La battaglia sul Crescent, dopo che la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi presentati avverso la soluzione, il sindaco. Una battaglia ideologica, dice il Crescent, contro la città. E dunque cala il sipario sulla vicenda giudiziaria legata alla struttura che è stata realizzata a fronte mare a Salerno. Ancora, chiese aiuto a Rotondi, CSM boccia Santoro. Aveva chiesto in maniera pressante a Gianfranco Rotondi, ex ministro di Forza Italia, attuale candidato di Fratelli d'Italia, di sponsorizzarlo per un incarico ministeriale. E mentre il parlamentare si dava da fare per trovargli una collocazione fuori ruolo, rivolgendosi agli allora ministro e sottosegretario alla giustizia Andrea Orlando e Cosimo Ferri, al capo di gabinetto del primo Giovanni Melillo, si è attivato con più imprenditori di sua conoscenza operanti nello stesso circondario. Ma cerchiamo di capirne di più su questa vicenda in questo servizio. No del CSM allo scatto di anzianità per il giudice Vittorio Santoro, è questo l'esito atteso dalla seduta del Consiglio Superiore della Magistratura sullo strascico di una vicenda emersa 5 anni fa nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Napoli su presunte sentenze pilotate a carico di un altro magistrato che per qualche anno ha prestato servizio a Potenza, l'ex presidente della sezione civile del Tribunale Mario Pagano. La quarta commissione dell'organo di autogoverno delle toghe ha esaminato una serie di elementi per cui i PM partenopei nel 2018 avevano chiesto e ottenuto l'archiviazione di una serie di reati ipotizzati nei confronti di Santoro, dall'abuso d'ufficio al traffico di influenze illecite, passando per il millantato credito e l'illecito finanziamento ai partiti. Al vaglio sono finiti in particolare i rapporti negli anni precedenti tra Santoro, all'epoca in servizio come PM a Salerno, e Pagano, che per un periodo è stato anche presidente di sezione del Tribunale di Salerno, come pure tra Santoro e il Parlamento
parlamentare Gianfranco Rotondi. Al primo, infatti, Santoro avrebbe chiesto di interessarsi di un procedimento su un sinistro stradale in cui era personalmente interessato, mentre l'ex ministro avrebbe rappresentato la sua aspirazione a un incarico al Ministero della Giustizia come ispettore, prestandosi al contempo a metterlo in contatto con imprenditori del Salernitano. Andiamo sulla prima del mattino di Avellino. Consiglio, i manager si sfilano, il caso sanità, Ferrante, ASL non risponde all'invito di maggio, Pizzuti, Del Moscati, partecipazione inopportuna, slitta ancora la seduta monotematica sul pronto soccorso, elezioni troppo vicine. Parco del Fenestrelle, adesso i soldi ci sono, più di 700.000 euro al comune di Avellino dai fondi del PNRR. Soldi che serviranno appunto per realizzare il sogno del Parco del Fenestrelle, cancellando finalmente l'incubo di una straordinaria risorsa naturalistica ridotta a cloaca, a cielo aperto, in piena città, in pieno centro. La politica, doppio appuntamento in città ad Avellino, oggi Carfagna-Camusso, sfida a distanza, il convegno PD, Petracca attacca, di fronte a noi c'è il nulla politico, l'avvertenza, depurazione Arpini Ambiente, primo via libera del Tribunale. Usciamo dalla prima pagina del mattino di Avellino, vediamo Caserta. SOS Acquaviva, quartiere dei palazzi abbandonati, vecchi edifici sgomberati usati come discarica, nessuno interviene. Poi l'arresto, abusi su minorenni, incastrato il medico dei certificati sportivi, violenze durante le visite in ambulatorio. Il professionista avrebbe palpeggiato 5 ragazze, scovato dai carabinieri attraverso le frasi sui social. La prima del mattino di Benevento, Covid, primi vaccini bivalenti sono arrivati all'ASL, che rafforza la campagna per il secondo booster. Influenza, inizio ottobre la consegna delle fiale ai medici, 20.000 dosi aggiornate contro le varianti Omicron, via alla Pepicelli da lunedì in tutti gli hub della città di Benevento. Ancora la polemica sugli ospedali, negata la presenza al vertice, esposto al prefetto di 4 sindaci. A centropagina il calcio, giallorossi, assalto alla capolista, anticipo a Brescia, in attacco fiducia a Forte e Lagumina. La sicurezza, piano illustrato da Calandro, carabinieri chiesa, siglato il patto contro le truffe, il comandante ha chiesto un supporto al vescovo, aiutiamo gli anziani ad evitare i raggiri. Sulla prima del mattino di Salerno, COP, Pizzini per De Luca, il processo delle cooperative, l'imprenditore che procacciava tessere di partito, lo sfogo di Ventura, io minacciato per le mie denunce, la deposizione del poliziotto investigatore nello studio di Zoccola, oltre 30 richieste di favori. A centropagina la Salernitana in 20.000 con il Lecce, tandem Piatek Dia, Nicola tiene alta la tensione, stasera gara piena di insidie. E Salernitana-Lecce è una partita tutt'altro che semplice per i Granata. Dopo le tante polemiche arbitrali, Davide Nicola ha voluto resettare tutto fin da lunedì ed essere chiari con i suoi. E naturalmente noi seguiremo anche questa partita. Prima di chiudere, velocemente la prima pagina di 8pagine.it, in apertura ce l'abbiamo fatta, battaglia vinta al Rosario, rimossi i blocchi della vergogna. Qualche giorno fa la denuncia di 8 pagine dopo la segnalazione del padre di una ragazza disabile, grazie al prefetto, sindaco e vigili urbani, i blocchi impedivano l'utilizzo della rampa di accesso alla chiesa per disabili, una battaglia vinta di 8pagine.it. Ancora in prima pagina il maltempo che ferma già le lezioni, scuole chiuse in alcuni comuni del Salernitano e poi il giallo a Ponte Cagnano sulla scomparsa della 29enne Marzia Capezzuti, i genitori si sono rivolti a chi l'ha visto. Questa è la prima di 8pagine.it, chiudiamo qui la nostra
rassegna stampa. Grazie per averci seguito, una buona giornata.